Tra qualche istante ci collegheremo in diretta con Gamberale, dove c'è la nostra Anna Di Giorgio che ha seguito per il TG8 il sopralluogo del presidente della regione Marco Marsiglio al cantiere del Fondo Valle Sangro. Ma intanto, ecco, abbiamo già pronto il collegamento. E allora, Anna Di Giorgio a Gamberale ha seguito la visita del presidente Marsiglio al cantiere del Fondo Valle Sangro. Ci colleghiamo con lei e intanto chiediamo com'è andata. Te, Anna. Sì, Luca, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori del TG8. Dicevi bene, siamo a Gamberale, nel territorio comunale di Gamberale che funge un po' da territorio di confine con la regione Molise, ma anche confine tra la provincia di Chieti e quella dell'Aquila. E il territorio proprio di Gamberale Stazione in questo caso funge anche da base logistica per il cantiere, che è stato definito in questo momento il più grande, ma anche il più costoso d'Abruzzo, che porterà nei prossimi 2 anni ad ultimare i lavori del Fondo Valle Sangro per la strada statale 652, un'opera che era attesa praticamente da quasi 50 anni e che è stata ereditata dalla nuova giunta Marsiglio, lasciata in eredità dall'ex giunta D'Alfonso. Questa mattina, come dicevi, siamo venuti proprio a Gamberale, dove il sindaco di questo comune, Maurizio Bucci, ha convocato una riunione con i sindaci del comprensorio, ma anche i rappresentanti degli enti, in primis le due province, quella dell'Aquila e quella di Chieti e naturalmente vertice della regione, ma anche l'ANAS che è diciamo committente di quest'opera che costerà in tutto 190,4 milioni di euro così ripartiti. 78 milioni sono fondi messi a disposizione dal Masterplan, 62 milioni dal decreto Sblocca Italia, 20,4 milioni vengono dalla legge 388 del 2000 e 30 milioni dalla legge di stabilità del 2013. Questa è un'opera importantissima, dicevamo, non soltanto perché raccorderà le due regioni, Abruzzo e Molise, le due province, l'Aquila e Chieti, ma soprattutto raccorderà il Tirreno e l'Adriatico. Ed era dunque un'opera molto importante, richiesta anche a gran voce dal comparto dell'automotive nei mesi scorsi, che chiedevano la cantierizzazione urgente delle opere delle infrastrutture viarie per cercare di snellire proprio i trasporti di questo settore molto importante che è il comparto dell'automotive. E dunque oggi, nel corso di questo incontro, lo stesso presidente Marsiglio, che abbiamo ascoltato questa mattina, ha detto che effettivamente tra 2 anni l'opera potrebbe essere finita. Si tratta di un'opera molto importante, dicevamo, un progetto che prevede 5 viadotti lunghi in tutto 1,2 chilometri e una galleria da 2,5 chilometri, che è quella che si sta diciamo iniziando a costruire e che finalmente collegherà la Fondo Valle Sangro dalla provincia di Chieti a quella dell'Aquila. Insomma, un'opera attesissima, ma sentiamo questa mattina quello che ha dichiarato proprio il governatore Marsiglio al nostro microfono dopo aver ascoltato anche tutti i rappresentanti degli enti coinvolti in questo progetto. Marco Marsiglio, presidente della Regione Abruzzo, oggi a Gamberale per la prima visita pubblica a quello che è il più grande e importante e anche costoso cantiere d'Abruzzo, il completamento della Fondo Valle Sangro, strada statale 652. Da questo incontro cosa è emerso e che idea si è fatto? L'opera sta procedendo secondo programma, trattandosi però di un'opera molto importante e impattante. In questo momento si stanno, diciamo, realizzando, verificando delle conseguenze negative sulla viabilità provinciale e comunale, che sta subendo un appesantimento del traffico con le deviazioni, con i camion dei cantieri, e quindi c'è una richiesta di una soluzione temporanea che da mettere in carico ad ANAS. Queste strade in modo che possano essere manutenute, rafforzate, migliorate, in modo che da qui a 2 anni, quando sarà chiuso il cantiere, che finalmente stapperà tutta questa zona e le consentirà di avere una viabilità importante, sicuramente sarà un volano per la crescita e lo sviluppo di questo territorio molto decisivo. Però nel frattempo dobbiamo cercare di mitigare gli impatti, quindi siccome gli impegni che erano stati presi per risolvere i problemi derivati dalla presenza del cantiere non erano stati onorati, sono qui per riassumere questi impegni e cercare di portare a termine anche questa parte del lavoro. Ecco, queste le parole di Marsiglio. Anna, se hai altro da aggiungere, altrimenti ricordiamo lo speciale
che andrà in onda questa sera, anche perché hai sentito altri protagonisti di questa vicenda. Anna. Sì, ci sono altri protagonisti che abbiamo ascoltato, brevemente solo per dire che l'opera è anche è tanto più importante perché sul territorio della provincia di Chieti ci sono dei problemi di limitazioni al traffico veicolare per i mezzi pesanti sostanzialmente, ma anche per gli autobus degli studenti che dalla vallata, diciamo dalla parte teatina dell'Alta Val di Sangro devono raggiungere magari il territorio, il comprensorio aquilano di Castel di Sangro, anche per gli istituti scolastici che i ragazzi di queste zone frequentano, e quindi un'opera ancora più importante perché in questo momento queste limitazioni costringono a tempi di percorrenza molto più lunghi e molto più disagevoli. Tra l'altro ricordiamo che questo è un territorio di montagna, chiaramente adesso vedete il sole, ma sicuramente in inverno le condizioni meteo sono anche molto più proibitive per la percorrenza di queste strade, quindi insomma il cronoprogramma va avanti e tutti si auspicano davvero che si faccia presto e si concluda quest'opera, dicevamo, attesa da quasi 50 anni. È tutto, Luca, da Gamberale.